In questo video, anzi in questa immagine, un bravissimo studente ha descritto il paradosso dello sciatore prendendo un furgone che deve saltare uno spazio vuoto. Il furgone va da destra verso sinistra. Questa è la sua lunghezza di riposo, ma noi lo vediamo contratto perché è in moto. Il vagone è diviso in tante fasce colorate con i 7 colori dell'arcobaleno: rosso, arancio, giallo, verde, blu, indaco e F sarebbe la fine del furgone. Su ogni fascia colorata c'è un orologio. Qua per esempio sono mostrati i 3 orologi che sono in coda, in mezzo e in testa al furgone. E si vede giustamente che l'orologio in testa è in ritardo perché segna un tempo minore. Ricordiamo che le lancette girano in senso orario, quindi questa lancetta è più indietro di questa e a sua volta questa centrale è più indietro di quella in coda. Quindi l'orologio in coda è in anticipo, l'orologio in testa è in ritardo. Infatti vediamo che all'istante 1, dal punto di vista della stazione, della strada, questo è l'istante 1, questa fotografia, le varie fasce, i vari orologi colorati, rosso, arancio, giallo e così via, segnano tempi non sincronizzati. Questo segna per esempio meno 6, meno 5, meno 4, meno 3 e così via. In particolare l'ultimo orologio che sta in coda al vagone, cioè l'orologio F, segna la fatidica ora X. È il momento, dal punto di vista della strada, in cui il vagone lascia l'appoggio in coda. Ricordiamo questa figura che la lancetta rappresenta l'orologio con la lancetta verso destra, quindi l'ora X è rappresentata dalla lancetta verso destra, è un orologio del treno e rappresenta l'istante in cui la coda del vagone perde l'appoggio. Poi segue il secondo disegno a un istante successivo, istante 2. Come vediamo dal confronto con la prima figura, gli orologi del furgone tutti quanti avanzano un po'. Le lancette girano un pochino in senso orario. Adesso l'ora X, la lancetta verso destra, è segnata dalla penultima fascia, come vediamo qua. Quindi non è più l'ultima fascia, come nella figura precedente, ma è la penultima fascia che segna l'ora X. Se andiamo avanti con gli altri istanti, sempre dal punto di vista della strada, invece di disegnarli tutti, saltiamo direttamente dall'istante 2 all'istante 7, l'ultimo. Gli orologi del treno girano tutti quanti e adesso l'ora X è segnata dal primo orologio del furgone, cioè l'orologio in testa. Come vediamo, infatti, la lancetta è rivolta verso destra. E questo è anche il momento in cui il furgone ritrova l'appoggio, cioè la testa del furgone trova l'appoggio in fondo alla buca. Ma se noi adesso andiamo a fare il disegno dal punto di vista del furgone, che si vede fermo, adesso i suoi orologi tornano tutti sincronizzati all'ora X. E il furgone intanto è tornato della giusta lunghezza, ma soprattutto appoggia contemporaneamente la testa e la coda. Quest'unica immagine qui dal punto di vista del furgone è praticamente il mosaico di tutte le immagini precedenti, che erano state raccolte in istanti diversi rispetto alla strada. Dunque questa immagine qua è una specie di collage di tante foto, una foto ogni volta che l'ora X avanza di una fascia dell'arcobaleno lungo il furgone. E quindi è un collage in cui il furgone, nel momento in cui perde l'appoggio da un lato, cioè in coda, lo riacquista nello stesso momento all'altro lato, cioè in testa, e perciò non cade, perché è sempre in appoggio in pratica, sia in testa che in coda contemporaneamente.